hanno contattata per questo progetto e ho conosciuto tutta la produzione di Mondo TV e insieme alla mia etichetta che è la Sony abbiamo deciso di, con molto entusiasmo di fare la sigla di Heidi Benvenida, ovviamente in versione italiana e quindi dentro la sigla c'è quella che sono io, anche un po' ancora bambina, ancora ragazza che si diverte, che ama, che sorride, un po' come Heidi. Ma sicuramente la serie è un po', racconta un po' la realtà di adesso, come dicevo prima, Heidi che si trasferisce in città, un po' come il cartone, però ovviamente con delle magari la nascita di amicizie, di amori, lei che fa questi cappellini strani, quindi secondo me sarà molto divertente guardarla. Possiamo costruire. Qual è la cosa che più ricordi con piacere della tua esperienza ad Amici? Vabbè, ricordo tutto. Sì, al di là della vittoria, ma in generale tutto il programma mi ha fatto crescere, ha fatto sì che il mio sogno più grande diventasse anche il mio lavoro oggi. Ed è veramente un'esperienza stupenda, dal pomeridiano fino al serale, ai duetti con Giorgia, con Anastasia, quindi è stata una grandissima esperienza. Ma la Deborah di oggi è rimasta la Deborah dell'epoca oppure è cresciuta, è diventata un qualcos'altro? Sono sicuramente la Deborah di sempre, ovviamente più donna, mi sento più donna perché ho qualche anno in più anche. È un nuovo disco, quando lo ascolteremo? Beh, su questa cosa è un po', lascio un po' tutto, come si dice, la suspense, no? Non voglio svelare niente di nuovo in questo momento, perché ci tengo a farlo nel momento in cui si realizza qualcosa diciamo mettere insieme quello che è un po' la mia famiglia, che sono i miei fan. Quindi un invito finale a vedere la serie Heidi Benvenida su Rai Gulp. E guardatela ragazzi, guardatela e ascoltate la sigla. Ciao a tutti! Grazie!